dal mio barbiere puoi leggere Succhia e il camionista, ma fin da bimbo io preferivo una rivista. La ragazza in copertina portava minimo una quarta ed io sbavavo sulla carta. Poi son diventato grande, mi son reso conto che su quel giornale no, non c'erano solo mutande, ma la genialità. Quando il vecchietto pensionato all'ospedale molestava sessualmente un'infermiera, se il muratore travestito dentro al bar toccava il culo alla cameriera, se la contessa novantenne l'ha trovata sulla strada che batteva con la giarrettiera, e se il vampiro anziano l'ha scoperto perché gli è rimasta dentro al collo la dentiera. Viene che ci pubblica la confessione più sincera, è cronaca vera, è cronaca vera, ma sì è cronaca vera, è cronaca vera. Se un tecnico si seduceva casalinghe con la scusa di un guasto che non c'era, se un vecchio playboy ammazzava le donne che scoprivano che aveva la pancera, se una bimba cantava come un usignolo i genitori la tenevano in foliera, e se un uomo sfortunato dentro un'ostica ha trovato una perla ma ha preso il colera. Chi è che ci pubblica la foto in bianco e nera? È cronaca vera, è cronaca vera, ma sì è cronaca vera, è solo cronaca vera. Leggi e fai leggere cronaca vera. Pensionato all'ospedale molestava sessualmente un'infermiera, se il muratore travestito da bambino dentro al bar toccava il culo alla cameriera, se la contessa novantenne l'ha trovata sulla strada che batteva con la giarrettiera, e se il vampiro anziano l'ha scoperto perché gli è rimasta dentro al collo la dentiera, se un tecnico si seduceva casalinghe con la scusa di un guasto che non c'era, se un vecchio playboy ammazzava le donne che scoprivano che aveva la pancera, se una bimba cantava come uno signore i genitori la tenevano in voliera, e se un uomo sfortunato dentro l'ostica ha trovato una perla ha preso il colera. Chi è che ci pubblica la confessione più sincera? Ma è cronaca vera.